La porta d'America, l'Atene d'America, la città che cammina. Boston ha molti soprannomi. Da ognuno di essi traspare un aspetto della sua storia. Boston sorge su una piccola penisola a metà della costa atlantica del Massachusetts, circa 320 km a nord-est di New York, in una baia protetta che ne fa un porto naturale. Proprio grazie alla sua posizione, fu uno dei primi centri dei padri pellegrini, il drappello di coloni sfuggiti alle persecuzioni religiose europee e che gli americani riconoscono come fondatori della propria nazione. Popolata da 650.000 abitanti, con i suoi 124 km quadrati, Boston è al quinto posto nella classifica delle aree metropolitane più grandi degli USA. Il soprannome The Walking City deriva dalle dimensioni ridotte del suo nucleo storico, che la rende facile da visitare anche a piedi. Ma l'idea di città in movimento è calzante per la Boston attuale dei grattacieli, della finanza e dello shopping. Agli inizi dell'Ottocento era la capitale economica e culturale degli Stati Uniti grazie all'industria marittima fondata sul commercio con l'Oriente e con l'Europa e che aveva generato la cosiddetta aristocrazia del merluzzo. Oggi è un forte centro culturale anche grazie alla presenza di due università. Da non perdere una passeggiata al Boston Common, che si dice sia il parco pubblico più vecchio d'America, ai piedi dei grattacieli del distretto finanziario. All'ombra della John Hancock Tower sorge invece uno degli esempi architettonici più interessanti di Boston, la Chiesa della Trinità, costruita alla fine dell'Ottocento con una forte impronta romanica. Dello stesso periodo è la State House, nuova sede del governo dello Stato, una delle tappe del Freedom Trail, il sentiero della libertà. Percorrerlo è il modo migliore per visitare Boston, con un occhio particolare per la storia.